Dioniso, figlio di Semele gloriosa, io ricorderò, com'egli apparve lungo la riva del limpido mare, simile a un giovanetto, e presto, nella solida nave, apparvero veloci sul cupo mare pirati tirreni. Li portava la sorte funesta. Essi, al vederlo, si scambiavano segni fra loro, rapidamente balzarono fuori e subito, afferrandolo, lo deposero nella loro nave, pieni di gioia nel cuore. Pensavano infatti che egli fosse figlio di re cari a Zeus e volevano legarlo con legami indissolubili, ma i legami non riuscivano a tenerlo e i vincoli cadevano lontano dalle sue mani e dai piedi. Egli se ne stava seduto e sorrideva con gli occhi scuri. Il timoniere, comprendendo, subito esortò i suoi compagni e disse: «Amici, chi è questo dio possente che avete preso e tentate di legare? Nemmeno la nave ben costruita riesce a portarlo. Certo, infatti, egli è Zeus, o Apollo dall'arco d'argento, o Posidone, poiché non è simile agli uomini mortali, ma agli dei che abitano le dimore dell'Olimpo. Su, via, lasciamolo andare sulla terra nera, subito, e non mettete le mani su di lui, che egli, adirato, non scateni venti furiosi e grande tempesta». Così parlava e il capo inveì contro di lui con parole di scherno. Sciagurato, bada al vento e spiega con me la vela della nave, manovrando tutti i cavi. A costui penseranno gli uomini. Io prevedo che egli verrà fino all'Egitto, o a Cipro, fra gli Iperborei, o più lontano. Ma infine, una buona volta, ci rivelerà i suoi amici e tutte le sue ricchezze e i suoi parenti, poiché un Dio ce lo ha mandato. Così dicendo, issava l'albero e la vela della nave. Il vento soffiò in piena vela e i marinai dai due lati tendevano i cavi. Ma ben presto apparvero loro fatti prodigiosi. Dapprima, sulla veloce nave nera, gorgogliava vino dolce a bersi, profumato, da cui si effondeva un aroma soprannaturale. Stupore prese tutti i marinai quando lo videro. Subito dopo si distesero lungo il bordo superiore della vela, tralci di vite, da una parte all'altra, e ne pendevano abbondanti grappoli. Intorno all'albero si avviticchiava una nera edera ricca di fiori, su cui crescevano amabili frutti, e tutti gli scalmi erano inghirlandati. Essi allora, vedendo queste cose, ordinavano al timoniere di guidare a terra la nave. Ma il Dio sotto i loro occhi, nella nave, si trasformò in un leone, dallo sguardo pauroso e bieco. Essi fuggirono a poppa e intorno al timoniere, dall'animo saggio, si fermarono attoniti. Il Dio, d'improvviso balzando, ghermì il capo e gli altri, evitando la sorte funesta, come videro, si gettarono fuori tutti insieme nel mare divino. E diventarono delfini. Ma il Dio ebbe pietà del timoniere, lo trattenne e gli concesse prospera sorte, e così gli disse: «Coraggio, nobile vecchio, caro al mio cuore, io sono Dioniso dagli alti clamori, che generò la madre Semele, figlia di Cadmo, unendosi in amore con Zeus». Questo brano che avete finora ascoltato è un estratto da uno degli inni omerici più famosi, l'inno a Dioniso. Gli inni omerici erano preghiere attribuite ad Omero, anche se successive come, diciamo, concezione rispetto ai poemi omerici, l'Iliade e l'Odissea. Erano preghiere dedicate ogni volta ad una divinità diversa. E una delle divinità più importanti in assoluto, particolarmente significativa per l'immaginario dei greci, ma anche per quello degli etruschi, Dioniso vede tutto il mito e tutta la preghiera ruotare intorno ad un episodio emblematico, quello della trasformazione dei pirati tirreni in delfini. È un mito magnificamente rappresentato in questo vaso dall'apparenza greco, ma in realtà prodotto in Etruria, nella cerchia di quel pittore di Micali di cui non conosciamo il nome. Viene così chiamato dal nome di un grande studioso degli Etruschi, vissuto agli inizi dell'Ottocento e autore di un'Italia prima del dominio dei Romani. Non conosciamo il nome di questo artista, sappiamo però appunto che operava in Etruria e per l'esattezza a Vulci. La sua non è un'arte paragonabile a quella contemporanea dei grandi maestri attici a figure nere come Ezechias e
gli altri. Si tratta però di sicuramente di un maestro che operava per la committenza locale, proponendo miti particolari agli Etruschi, particolarmente cari agli Etruschi, anche se in un mito come questo gli Etruschi ne escono sconfitti, in fase addirittura di trasformazione. Per l'esattezza, questa idria, il nome deriva dal fatto che era un vaso per l'acqua. L'acqua era essenziale nel simposio perché all'interno dei crateri veniva miscelata con il vino, e l'idria è il tipico vaso a tre anse, il nome più esatto in questo caso sarebbe quello di Calpis. Comunque aveva un ruolo nella cerimonia ed era prodotto per una committenza etrusca, e questo vaso è attribuito ad uno dei maestri della bottega del pittore di Micali, che con scarsa fantasia viene chiamato pittore del Vaticano 238, dal nome di un vaso di cui è stata riconosciuta la mano e che riprende anche nel numero il suo inventario. E questo però è sicuramente uno dei prodotti più interessanti di questa officina, se non altro perché ci colpisce per la straordinaria resa cinematografica della trasformazione da uomo in delfino. È esattamente ciò che gli inni omerici ci hanno raccontato, ma qui enfatizzato con le immagini. Poi un grande tritone sovrasta nel lato sommitale sulla spalla, tenendo dei pesci e dei delfini e quasi indirizzandoli, degli atleti che sono sul collo. Grande maestria dietro quest'opera, ma non è questa l'opera di cui vi vogliamo parlare nella diretta di oggi pomeriggio. Si tratta di questo vaso, di cui vi dirò qualcosa a breve, e collegato dal punto di vista iconografico all'Idria di Toledo, sulla quale poi tornerò di nuovo in chiusura. Ma insomma, quello che vi vogliamo raccontare è legato a un intervento che speriamo con il vostro aiuto di poter finanziare, di cui ci parlerà la nostra funzionaria restauratrice Miriam La Monaca. Di cosa ha bisogno Miriam questa straordinaria Kylix? Allora, essenzialmente il reperto è ricomposto da frammenti, e questo significa che già in passato è stato sottoposto a interventi di restauri. Intervento come l'incollaggio, essenzialmente, che purtroppo oggi non è più idoneo, non è idoneo, e quindi non garantisce una corretta resistenza meccanica. Il progetto attuale, che è stato appunto preventivato, prende in considerazione innanzitutto la sostituzione di questo adesivo, e per sostituire questo adesivo dovremmo riportare la nostra Kylix in stato frammentario. A questo punto si pensa di effettuare delle operazioni di pulitura che va a rimuovere sia il vecchio incollaggio, ma anche una pulitura per singoli frammenti della superficie, quindi la rimozione dei depositi superficiali coerenti e incoerenti. A questo punto si affronterà pure una protezione superficiale e un successivo incollaggio con un adesivo reversibile. Una cosa che voglio sottolineare è dovuto al concetto di fragilità di questo reperto, perché la Kylix, a differenza di altre forme ceramiche, è diciamo la più delicata, la più fragile, soprattutto quando si trova in stato frammentario. Perché? Perché quando una Kylix è ricomposta, essendo una forma aperta, i singoli frammenti sono retti dalla semplice linea di incollaggio, e questo è un punto di fragilità, quindi una minima oscillazione meccanica si può aprire appunto la frattura. Un vaso invece che è una forma chiusa, come può essere ad esempio questa idria, che non è in frammenti, ma nel caso fosse in frammenti, ecco, la fragilità sì, è dovuta anche alla linea di frattura, però i vari frammenti si autosostengono per formare questa forma chiusa. Il caso della Kylix è emblematico, perché noi diciamo questo progetto di restauro sì è necessario per una corretta esposizione e conservazione nel nostro museo, nelle sale di Vulci,
Però è anche vero che noi diciamo, vorremmo rendere questa Kydix anche prestabile, quindi cerchiamo di promuoverne anche una valorizzazione esterna a Villa Giulia, e per far questo abbiamo bisogno del vostro aiuto, infatti. È un progetto di restauro che prevede la messa in sicurezza e anche una presentazione estetica dell'oggetto stesso. Grazie Miriam, quindi altri dettagli sul progetto, naturalmente in sintesi, li trovate nella pagina dedicata a questo progetto dell'Art Bonus sul profilo del museo. Ma torniamo un attimo all'inquadramento, rimani pure qui insieme a me. Non so se intravedete lì sullo sfondo un'altra idria, è famosa, è quella che raffigura l'accecamento di Polifemo. La forma è la stessa dell'idria Calpis, diciamo, della bottega del pittore di Micali, e raffigura anche in quel caso un mito greco importante, insomma, estratto direttamente dall'Odissea. Quella è una cosiddetta idria ceretana, prodotta da maestranze greche trasferitesi a Cerveteri e operanti per la committenza etrusca. Intravedete anche una colorazione dell'argilla un po' più rosata rispetto a quella dell'idria del pittore di Micali. E quella è una produzione tipica di Cerveteri con la stessa caratteristica, cioè la richiesta della ceramica attica in questo periodo era diventata così forte da indurre appunto sia artigiani greci a trasferirsi in Etruria, provenendo dall'area della Grecia ionica, come nel caso dell'Idria, appunto con l'accecamento di Polifemo, o artigiani etruschi, che potrebbero essere anche dei greci di seconda generazione integratisi, produrre vasi come questo a Vulci. Qui abbiamo quindi due delle produzioni più famose sullo stesso tavolo a breve distanza l'uno dall'altro, per un caso me ne sono accorto mentre eravamo in diretta, perché quello è ritornato dalla mostra di Forlì di cui ci hai parlato nei giorni scorsi, e questo invece è tornato dalla mostra Thalassa che si è svolta al MAN fino a quest'estate. Questo è un vaso che è entrato nelle nostre collezioni da pochissimo, perché è stato recuperato dai carabinieri. Dopo trattative di diplomazia culturale con il Museo di Toledo nell'Ohio, è conosciuta fino agli anni Ottanta e si è dimostrata l'illecita esportazione, e si è riusciti anche, grazie all'azione importante dei carabinieri, a farla rientrare dagli Stati Uniti in Italia. Nel 2018, se non sbaglio, è entrata ufficialmente a far parte delle collezioni del Museo di Villa Giulia, e ha girato molto, perché è un pezzo molto Essere appena ambito. arrivata. Torniamo invece alla nostra Kylix e andiamo a vedere perché stiamo associando questi reperti. Mi avvicino un po' di più alla luce, sperando che la qualità, a noi piace fare le cose in diretta, anche se registrate si vedrebbero meglio, perché vogliamo dare una sensazione di presenza a chi ci ascolta, e poi cercheremo, se volete, di rispondere anche a delle domande, spero pertinenti a quello di cui stiamo parlando. Allora, qualche dettaglio sull'inquadramento di questo reperto. Insomma, vedete anche qui dei delfini, ne vedete tre. Uno ha una forma un po' particolare, quindi dopo ve lo spiego, qualcuno un po' più smaliziato può averne già colto il significato. Non vi ho detto che l'Idria di Toledo risale a 525-510 a.C., per intenderci quella con l'accecamento di Polifemo e di qualche decennio più antica. Questa invece risale al 570-550 a.C., teniamoci larghi, quindi siamo in un momento centrale della prima metà del VI secolo a.C., il cosiddetto periodo arcaico. Ad Atene in quel momento c'era Pisistrato, a Roma si stava passando dal regno di Tarquinio Prisco a quello di Servio Tullio, oggetti del genere potevano figurare anche sulla tavola di un re. E qui questo effettivamente arriva sulla tavola di una persona sicuramente importante dell'aristocrazia di Vulci, perché la provenienza di questo vaso è nota da Vulci, non conosciamo purtroppo il contesto, le altre associazioni di corredo, nonostante sia un rinvenimento degli anni 60, così come ipotizziamo che provenga da Vulci,
anche l'Idria di Toledo, ma non abbiamo purtroppo informazioni sul rinvenimento, visto che è comparso negli Stati Uniti senza particolari informazioni. Questa Kylix appartiene ad una tipologia, sono le coppe di Siana, dal nome di una località dell'isola di Rodi, dove sono state insomma riconosciute delle prime Kylix rappresentative di questo tipo. Rispetto ad altre Kylix, quindi abbiamo diverse altre più recenti, naturalmente si riconosce anche la tecnica a figure rosse, vedete, molto più svasate, aperte, simili a un piatto, anche se erano vasi utilizzati per bere, con l'orlo non distinto, quindi la superficie del profilo del vaso è uniforme. Invece in questo caso c'è un salto, il labbro è distinto, c'è una risega e la vasca è meno aperta e più chiusa. Siamo proprio all'inizio di questo tipo di forma, che poi si evolverà nel corso del VI secolo a.C., aprendosi, abbassandosi. Questo è l'antenato delle coppe cosiddette dei piccoli maestri, caratterizzate da una serie di piccoli motivi molto molto accurati lungo il bordo. È prodotta negli stessi anni in cui opera quel gran maestro dell'arte attica a figure nere che è Xechias, di cui abbiamo un esemplare firmato. L'esterno non è particolarmente avvincente, vedete delle abrasioni, la perdita di colore, sono tutte cose che possono essere migliorate. Si vedono le solite palmette e il motivo della sfinge ripetuto e altre palmette che sporgono dall'anza. Dovete immaginare, insomma, questi vasi erano, naturalmente, quando erano integri e appena fatti, erano anche abbastanza resistenti, perché con l'anza si doveva riuscire a fare il celebre gioco del cottabo, che consisteva nel centrare una sorta di candelabro con le ultime gocce del vino all'interno. Un particolare che non so se avete notato sono questi forellini. Li vedete? È anche al centro. Questi forellini sono l'indizio di un restauro antico, quindi questo vaso si era rotto già nell'antichità ed era stato oggetto di un restauro per ricomporlo, e questo ce la dice lunga sull'importanza che veniva attribuita. Vi erano artigiani che diciamo facevano questo tipo di riparazioni, di solito si facevano con dei fili di piombo, insomma, perché i collanti non vi erano. Non so quanto doveva rimanere impermeabile dopo un restauro del genere, ma evidentemente prevaleva l'importanza del soggetto. Sì. E qui forse ce lo riusciamo a spiegare, perché è un soggetto fortemente qualificante per gli Etruschi. Io ho letto l'inno omerico a Dioniso, prospettiva dei Greci. Agli occhi dei Greci, gli Etruschi appaiono come dei pirati che hanno dominato il mar Mediterraneo, hanno dato il proprio nome al Tirreno e hanno avuto il coraggio di rapire anche Dioniso, il dio del vino, per chiedere un riscatto. E negli inni omerici si parla anche degli orizzonti in cui si spostavano, dalla Fenicia al paese dell'Iperborei, cioè non solo il Mediterraneo ma anche il mare del nord e l'Atlantico. Erano intesi dai Greci come dei pirati per la loro intraprendenza economica, commerciale, portavano con sé materiali, ma c'è dietro una metafora dentro l'inno, che è la metafora proprio della capacità degli Etruschi di superare i Greci nell'arte di produrre e commerciare il vino. C'è una metafora economica e politica, e anche se i Greci, grazie a Dioniso, volevano far credere che gli Etruschi finiscono in malora, insomma trasformati in delfini, in realtà la distribuzione delle anfore, delle esportazioni etrusche mostra che invece le cose per loro sono andate bene. Infatti avrebbero raggiunto 30 anni dopo questo vaso il loro apogeo, il massimo livello di influenza politica nel Mediterraneo in seguito alla battaglia di Aleria, che di nuovo i Greci ci fanno credere che gli Etruschi abbiano perso contro i focesi, che sono gli stessi che producono quel tipo di idrie ceretane. I focesi costretti a viaggiare verso l'Occidente perché cacciati dall'avanzata persiana, e quindi si trasferiscono, danno vita agli affreschi tarquiniesi, alle idrie ceretane, al sarcofago degli sposi, all'Apollo di Veio,
nell'arco di più generazioni a quell'arte che noi chiamiamo ionica, dall'area ionica che è quella che lambiva le coste dell'Asia Minore, dove vi era Focea e altre colonie greche. Quindi questo è un contesto mediterraneo di forte competizione, ma di grande omologazione nelle forme del quotidiano. Il bere vino è importante, il culto di Dioniso pure, e la peculiarità però di questa coppa, quindi restaurata, tenuta in casa a lungo, sta nel riproporre, insomma, 40-50 anni prima dell'Idria di Toledo, il mito della trasformazione dei Tirreni in delfini. Ma è un po' più allusivo in questo caso il discorso, perché non si vede un vero e proprio uomo, si vedono sporgere delle braccia da un pesce che, insomma, identifichiamo come delfino, anche se non è proprio chiarissima l'iconografia. E quelle braccia stanno tenendo, non so se Francesca riesce addirittura a fare il particolare, due asticelle che non sono altro che un doppio flauto, anzi un doppio strumento del tipo del flauto, insomma, per suonare con il fiato, perché non possiamo definirlo flauto, perché gli studi su questo tipo di ritrovamenti hanno dimostrato che proprio funzionava diversamente dai flauti. Comunque era un tipico strumento etrusco, noi conosciamo il nome del suonatore di flauto, Sulpu, ma non conosciamo il nome dell'oggetto, e quindi lo chiamiamo genericamente col termine greco doppio aulos. I greci ammiravano gli etruschi per la musica, questo lo faranno anche i romani. Fino all'epoca di Eliano, autore di un'opera sugli animali e sulla natura, si raccontava di come gli etruschi fossero in grado di cacciare i cinghiali con il suono degli strumenti musicali, in particolare gli strumenti a fiato, li addormentavano e guidavano le navi, l'esercito in guerra con trombe e strumenti musicali che scandivano la loro vita e la loro esistenza. Non le possiamo più ascoltare, queste musiche, che dovevano essere importanti e particolari, ma le vediamo riprodotte in ogni dove, soprattutto nelle tombe affrescate di Tarquinia, che ci restituiscono un immaginario vivente in cui la musica doveva essere importante. E anche se le fonti non ci dicono che il doppio flauto è stato un'invenzione degli Etruschi, sappiamo che la tromba e altri strumenti a fiato erano loro invenzioni. Quindi abbiamo la sovrapposizione di due elementi etruschi agli occhi dei greci: la trasformazione, la metamorfosi di un essere umano in un pesce, e il flauto come indicatore di etruscità. Quindi è una sorta di presa in giro che i greci fanno nei riguardi degli etruschi, in un contenitore nel quale si beveva il vino, che esaltava quindi Dioniso in tutte le sue capacità, compresa quella di aver trasformato i pirati tirreni in delfini. E questi pirati, nonostante la trasformazione che ne determina le sorti, continuano a suonare. Il terzo elemento sul quale avevo richiamato all'inizio la vostra attenzione era quel pesciolino un po' più piccolo. Avrete forse riconosciuto che non è proprio un pesce, ma è un fallo a forma di pesce. E qui emerge un altro elemento del racconto, e anzi del contesto, quello sinfosiaco, in cui l'erotismo era importante. Era un erotismo al maschile, le donne nel mondo etrusco erano ammesse, come ci insegna il sarcofago degli sposi, in quello greco erano tutti uomini, ed era una sessualità più libera di quello che siamo abituati noi con la nostra morale ad ammettere. Avere un fallo trasformato in pesce riproduce quel gioco di richiami, l'atmosfera del simposio. Considerate che si vedevano apparire i pesci solo dopo aver bevuto tutto il vino. Non so dire se vi sia anche una qualche allusione linguistica al fallo e al pesce, cosa che anche in diverse lingue moderne rimane, ma possiamo rimanere un po' più generici e riguardo invece al tema del simposio, del vino come elemento di civilizzazione ma anche di socializzazione, ma soprattutto leggende relative agli Etruschi e al modo in cui erano concepiti dai Greci. Quindi chi vorrà aiutarci nel fare questo restauro non farà altro che proiettare verso decenni
e secoli, un'opera di grandissima importanza e consentirci anche di essere più sereni nel darla in prestito, perché insomma comunque è molto molto delicata. Non so se Anna vuole riferirci qualche domanda nel frattempo arrivata. Una curiosità da parte di Dunia sul peso di entrambe, sia della... Questo forse lo sa lei. Il peso. Ci vuole... Lo possiamo fare in diretta, esatto, bellissimo. Facciamo vedere in diretta. Miriam si sta occupando in questo periodo di chiusura, ma già da prima, anche a museo diciamo aperto, di tutte le operazioni che servono per monitorare lo stato dei nostri reperti, ma anche per renderli più belli e gradevoli semplicemente attraverso spolverature. Quindi lentamente sta misurando un po' anche il peso di tutte le opere. Adesso in diretta sapremo quanto pesa questa coppa. 500 grammi. 500 grammi, benissimo. E vediamo invece l'idria, questo è parecchio più pesante. Io mi ricordo bene quanto pesa perché... è stata protagonista di una diretta durante il premio Strega. Ecco, 5 kg e 92. Bene, un rapporto di 10 a 1 sul peso. Beh, è normale che sia così, perché questo doveva insomma contenere un bel po' di acqua e quindi essere anche l'argilla più spessa. E invece questo è anche leggero, perché immaginate di tenerlo in mano durante il simposio sulla Cline. Altre domande, Anna? E chiedono quanto tempo più o meno è stimato un restauro di questo tipo, Luca. Luca, allora, un restauro di questo tipo è stimato intorno alla una settimana circa, anche perché soprattutto per le fasi più delicate di pulitura, diciamo che tutti i prodotti vanno prima testati, facciamo dei test di pulitura per testare l'efficacia del solvente sia sui depositi della superficie, ma anche per la rimozione dell'adesivo vecchio che noi andremo a rimuovere. Ecco, quindi insomma più o meno è quello. Poi la particolarità pure della Kydix è che tutti gli interventi di pulitura, di protezione, si fanno in due facce, quindi doppia faccia. Quindi anche noi quando andiamo a progettare un intervento di restauro dovremmo tenere in considerazione la superficie sia esterna che interna, quindi sembrerebbe un vaso molto grande quando faremo poi i conti, ma alla fine può essere piccolo solo perché è fatto in entrambi i lati, comunque più o meno una settimana. Ecco. Ricordiamo a tutti che il meccanismo dell'Art Bonus prevede un credito d'imposta del 65% della cifra versata, quindi nel momento in cui voi date 100, il 65% lo potete dichiarare nella vostra dichiarazione dei redditi, e quindi in realtà quello che andate a spendere sono soltanto 35 euro. Questo è un incoraggiamento importante, anche un segno di civiltà. Vi ritrovate uniti allo Stato nel sostenere la valorizzazione e la conservazione del patrimonio. Quindi è una esperienza estremamente educativa per tutti. È molto semplice la procedura, perché sul sito e sulla pagina dedicata a questo progetto troverete l'IBAN, dovete fare il bonifico e nel momento in cui fate il bonifico cliccare sulle opzioni che indicano il tipo di intervento e comunque la causale. Queste informazioni sono quelle che poi portate dal commercialista, come lo scontrino di una farmacia, vi consentono di avere il rimborso e il ritorno. Chiaramente siamo a vostra disposizione se ci sono curiosità anche sul meccanismo del credito. Possiamo dare l'indirizzo mn-etru.comunicazione@beniculturali.it, perché il nostro servizio per la comunicazione, che si occupa anche delle attività di fundraising, molto spesso, come è avvenuto nell'ultimo che abbiamo lanciato, di cui non ci avete più sentito parlare, il restauro del busto di Barnabei, ci hanno chiamato il giorno dopo chiedendo: voglio restaurarlo tutto quanto io. Esatto. E quindi abbiamo accettato, l'erogazione ancora non ha avuto luogo, ma lo stiamo tenendo in serbo, perché è chiaro che è un motivo di orgoglio e di soddisfazione quello di contribuire a un reperto da soli. Diciamo, da parte nostra vi garantiamo la nostra riconoscenza, la possibilità di venire a vedere il restauro da vicino, di essere informati, di sentirvi un po' legati a quello che ci avete consentito di finanziare, nei limiti che ci sono
concessi Si può anche perché visitare il eh sì, restauro, esatto, si certo. può visitare perché stiamo per dotarci di una terza sala restauro, di un terzo laboratorio. Al momento ne abbiamo due, ci troviamo nel primo dei due e stiamo per fare un intervento importante insieme a tanti altri che consentirà di avere un laboratorio di restauro fruibile dal pubblico perché ha le vetrate su due delle quattro pareti e lì vedrete svolgersi tutti i restauri che voi stessi contribuirete a rendere possibili. Ci sono? Ah, non ci sono altre domande. Tra i famosi restauri che speriamo presto di poter fare, c'è l'avvio del progetto di studio del sarcofago degli Sì. sposi, che insomma sarà un vero e proprio evento. Insomma, i delfini di Villa Giulia vi salutano e vi ringraziano per l'attenzione. Siamo felici di raccontarvi retroscena del restauro, grazie alla disponibilità di Miriam, la monaca, che non è da sottovalutare perché c'è sempre un po' di imbarazzo nel parlare in diretta e lei ci sta raccontando in queste settimane tanti segreti del suo lavoro, che è un lavoro bellissimo, importantissimo, estremamente prezioso, nonostante la categoria non sia tenuta nel Molto, debito sì. Esatto. conto sia chi lavora nel privato come libero professionista, sia chi lavora all'interno del museo. Per noi Miriam è preziosa. Mi arrischio di dire più dell'Idria di Toledo, sicuramente. Va bene. Allora, grazie per averci Grazie. seguiti e a presto. Grazie a Francesca e Anna anche per il supporto nella realizzazione di questa diretta.